Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio di Super Mario Galaxy. E perché ho 36 stelle? Perché sto registrando questo episodio nel futuro. Sì, sto registrando l'episodio 10 nel futuro perché ho appena registrato l'episodio 11 e mi sono accorto che l'episodio 10 nell'elenco dei video non c'è. Io l'avevo sia editato che caricato. Ho scoperto che YouTube, per qualche strana ragione, l'ha ritenuto inappropriato. Le stelle che dovremmo andare a fare è 4 stelle della galassia Tollo e una stella della galassia Spettro. Andiamo subito a farle. Intanto eccoci qui nel mondo 3, sì, allora come vedete qui è molto diverso, qui ho già fatto la cometa ma la vedrete nel prossimo episodio. Adesso andiamo a fare qualcosa brilla sul fondo marino. Eccoci qui. Speriamo che YouTube non gli giri male anche per questo video, speriamo. E niente, cosa dobbiamo fare in questo livello? Beh, dobbiamo andare a prendere quegli spicchi stella che sono nel fondo dell'oceano. Allora, delle cose luccicanti nell'oceano hanno distratto gli studenti e l'esame è stato messo a rischio. E ho già detto che è una voce bellissima. Scendiamo nei fondali a prendere questi spicchi stella. In quel video io ho avuto un po' di problemi a trovare questo spicchio, se riesco a manovrare bene Mario sott'acqua. Però me lo sono ricordato che sta qui. Nemmeno mi ero accorto ed è passato del tempo da quando l'avrei caricato in teoria. Quindi nemmeno me ne sono accorto. E io intanto, tranquillo tranquillo, ho registrato il prossimo episodio pensando di non dover rifare più questo. Ma vabbè. Purtroppo le stelle di questo episodio saranno argentate. Ma ringraziate YouTube. Comunque. Fungo One Up. Entrano in gioco questi pulsanti. Questi pulsanti che fanno comparire dei pezzi di livello dal nulla. Sono a tempo, ovviamente. Se no la vita non ha senso, perché tutto deve essere difficile. Perfetto. E siamo già arrivati alla prima stella di oggi. Dunque, prima stella ottenuta, argentata. Brevetto di nuoto. Andiamo a parlare con Pingu, Pingu adulto. Ehi Pingu, provi a prendere il brevetto della scuola di nuoto? Sì, anche se non sono uno studente. Per l'esame raccogli i gusci dell'oceano, devi portarmi il guscio d'oro che avrà un altro pinguino. Andiamo a cercare. Oh, subito! Subito, subito! Dammi questo guscio. Pingu! Pingu! Volevo fare un salto e atterrargli vicino, ma vabbè. Non credevo che ce l'avresti fatta. Ecco una medaglia d'oro gigante. Sarebbe una stella, ma vabbè. Immagino che lo accetterò, ma fai parte del mio corso? No! Oh yes! Ora andiamo a fare la stella segreta, che si trova nella terza stella. Ovviamente noi clicchiamo la terza stella, il mistero della grotta dei vortici.
Allora, per fare questa stella, io avevo dei dubbi quando la stavo facendo. Però adesso che ho già registrato lo scorso episodio, so dov'è. Beh, naturalmente ve lo faccio vedere. Dovete prendere questo guscio. Vabbè, c'era pure lì. Poi andare dall'altra parte di questa cascata. Comunque vi dico già che ho provato in ogni modo a spostare questo e farlo andare qui sopra, una cosa da matti veramente, e farlo e lanciarlo addosso a questo guscio, ma sicuramente sarebbe caduto qui sotto. E niente, era un'idea stupida. Adesso vado a riprendere il guscio che ho lanciato. Questa volta seriamente. E come ho detto nel primo tentativo, o la va o la spacca! Ok, la stella è lassù. Adesso si introduce un nuovo potenziamento che in realtà è piuttosto differente da quello che già conosciamo. Viene qui coso col becco. Forse non dovevo dire coso, ma speriamo che YouTube non gli giri male. Comunque. Il fiore di ghiaccio che però si trasforma in un Mario ghiaccio abbastanza strano. Ovviamente non c'è l'introduzione. E andiamo per questa cascata, vero? Ho imparato dai miei errori? Esattamente sì. Poi saliamo qui sopra per raggiungere la zona di ghiaccio. Yes, ce l'ho fatta, sono stato dei minuti qui perché perdevo il potenziamento e poi sbagliavo le cascate. Comunque, vieni qui, amico mio. Ti ho detto di venire qui, non di colpirmi. Vieni qui, seguimi. Non è qui? No, no, è scaduto l'effetto. Oddio. Io nel primo tentativo pensavo che questa fosse acqua ghiacciata, ma invece no. Quel coso non ci ha fatto male. Però tra poco dal mondo 3 incontreremo l'acqua ghiacciata che ci farà male quando ci entreremo. Allora, vieni qui. Poi vieni qui. Stella ottenuta. Adesso mancano solo due stelle. E il mistero della grotta dei vortici! Dobbiamo prendere il guscio e rompere un muro. Vieni a me! E vai a lui! Yes! Una volta mi è capitato di colpire il pinguino e non mi si è rotto il muro. Veramente, l'ho odiato a vita. Comunque. No, Mario, non ti bloccare, sennò affoghi. Eccoci qui. Abbiamo i pipistrelli. Pipistrelli. A cosa ha dato il calcio? Boh, comunque, silenzio proprio di tomba. C'è l'eco. Pipistrelli. Ma non vi cago di striscio come ho fatto in passato! Ed eccoci qui alla grotta. Al vero livello! Allora. Da problemi che scoprirete più avanti, farò il percorso senza fare lo spericolato. Capirete nel prossimo episodio. Comunque, così è a velocità normale. Ma nel prossimo episodio faremo il livello velocizzato a fa'culo. Non so neanche se l'avete visto l'episodio. Se c'è stato per un po' oppure proprio immediatamente eliminato, non lo so. Perché io me ne sono accorto solo in questo periodo. E ne sono veramente deluso da YouTube, veramente. Una volta YouTube era un posto migliore. Veramente, vabbè, non continuiamo.
Allora. Qui. Cavolo, ho sbagliato, dovevamo attendere. Aspettiamo che... No! Mannaggia! Come ho fatto a scivolare giù? Ovviamente non c'è un checkpoint, quindi dovremo rifare tutto da capo. Rieccoci. Questa volta non andiamo di fretta. Fermiamoci qui. Oddio, 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 oddio. Ho perso degli anni di vita. Comunque, subito, scaraventiamoci qui. Adesso finiamo anche questa stella, andando a fare adesso l'ultima stella di questo reepisodio. Re-trattino episodio. E adesso incontriamo un nuovo personaggio, Luigi e la casa infestata, Mario's Mansion. Diventiamo noi adesso gli acchiappafantasmi, salviamo noi Luigi. Comunque, un altro Todd pazzo. E qui ci sarà una stella segreta. Un coso del genere qui che luccicherà e rivelerà una maxi stella lancio. Comunque, Mario Star! Facciamola a pezzi, bam! Da dove è venuto io non lo so. Comunque, eccoci qui nella villa. Dobbiamo trovare la chiave. Mannaggia. Ti prego, dammi una moneta. Comunque. Cosa per... Un Todd? Quel Todd non l'avevo mai trovato. Giuro su me stesso, comunque, cosa... Ah, la luce. Comunque, proseguiamo. Qui più avanti ci troveremo un altro bu. E niente, eccoci qui, un altro cubo al di fuori del normale, dove dobbiamo prendere gli spicchi stella. Vieni qui, spicchio, 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 spicchino, spicchio. Ti prego. Ok, spicchio, spicchio, spicchio. Non mi fate dannare come il primo tentativo, ti prego. Qui c'è un pezzo segreto dove possiamo prendere un labirinto. Abbiamo trovato un labirinto di maxi stelle lancio che non serve a nulla, diciamo, a parte a sbloccare delle monete. Non l'avevo fatto vedere questo qui, però ve lo faccio vedere. E adesso dobbiamo scendere perché siamo finiti in un loop. E non ce l'ho fatta. Vabbè, continuiamo con la nostra ricerca delle cose. Meno male che qui non c'è un buco. Comunque, spicchio! Andiamo. Verso l'ultima fase di questo, di questa stella. Astroschegge, astroschegge. Eccoci qui. E qui abbiamo Mario, aiuto! Luigi, tranquillo Luigi, veniamo a salvarti. Ritieniti fortunato che non c'è Rebu nei paraggi. Qui. Prendiamo la chiave, per un secondo pensavo di cadere. Cioè di morire. Comunque, adesso c'è un nuovo potenziamento. Sì. Mario Boom. Se scuotiamo i Joy-Con possiamo diventare invisibili, ma la luce ci danneggia. Comunque, non possiamo salvare co Luigi così. Quindi, per fortuna che c'è la luce qui. Ecco fatto, se no ci dice, ah, un fantasma. Comunque, Mario, eccomi. Grazie per essere venuto, fratellone. Mi sono separato da Todd e gli altri e me la sono viste brutte. Ma almeno sono riuscito a trovare una superstella, meglio di niente. Ya.
Purtroppo è argentata, quindi non ce ne facciamo nulla, Luigi, mi dispiace. Magari un'altra linea temporale sarà stata utile, no? Corriamo a casa! Perfetto! Quindi, signori, per questo episodio è tutto. Spero di non dover fare altri video del genere, cioè dover registrare lo stesso episodio già registrato in passato che in realtà è andato perduto. E niente, noi ci vediamo a un prossimo episodio che ho già registrato. E niente, oggi avrei dovuto registrare un altro episodio in cui andavamo a battere un boss, invece mi sono ritrovato a registrare di nuovo questo. Quindi ciao a tutti!